benvenuti in questa piazza con Vincenzo Fasone. Ecco. E gli uomini che comporranno la sua squadra di governo. E le donne, scusate. Siamo molto emozionati, devo dire il vero. Su 5 candidati essere arrivati secondi in questa competizione elettorale del primo turno ci rende orgogliosi, responsabili e allo stesso tempo ci incoraggia affinché questo sogno che porta avanti Vincenzo insieme a tutti noi, insieme a tutti voi, si possa effettivamente concretizzare il giorno 25 giugno, allora quando saremo chiamati a esprimerci sul turno di ballottaggio. Oggi tocca a me parlare, tocca a me perché sono stato onorato e sono veramente felice, strafelice di essere stato il primo degli eletti alla commissione di Vincenzo Moscato, di Vincenzo Fasone e vice sindaco Agostino Moscato come candidati di sindaci. Devo dire che l'affetto della gente mi ha travolto anche qui in questa piazza. Ho preso tantissimi voti al Torracchio, laddove votate voi, ho incontrato, ho stretto veramente centinaia di mani, ho baciato tantissime persone e devo dire che questo affetto mostrato prima della votazione si è poi confermato al momento del voto. Sono molto emozionato perché vedere la piazza gremita qui a sostegno della nostra coalizione mi rende veramente... trasmette una forte emozione. Cosa voglio dire? Voglio dire che il percorso intrapreso da Vincenzo verso un viaggio verso una città migliore è un punto fondamentale, è un bivio fondamentale. Questa città deve veramente decidere chi vuole essere. Termini merese, devi decidere chi vuoi essere veramente. Vuoi dare la possibilità a persone competenti, oneste, capaci di governare questa città oppure vuoi fare altro? Lo sceglierà la città nell'assoluta libertà. Io su una questione sono intervenuto già quando ho parlato per la mia volta a Piazza Duomo e oggi voglio nuovamente intervenire su questo punto, quello che riguarda la squadra di governo. Ho stressato Vincenzo notte e giorno sulla composizione delle liste elettorali. Ho detto: Vincenzo, non è possibile inserire nelle liste elettorali chiunque, non è vero che chiunque può fare qualsiasi cosa. Ho fatto il consigliere comunale per 3 anni all'opposizione al governo di Salvatore Burrafato, perché sono stato eletto nelle file di Agostino Moscato con il candidato sindaco Agostino Moscato e insieme a Enzo Talavera siamo stati gli unici ad aver cercato di esercitare quel controllo amministrativo, quell'attività di propulsione, di intervento che un consigliere comunale dovrebbe fare. Altri hanno taciuto, sono stati zitti, in silenzio, a parte qualche eccezione. E a me dispiace che qualche consigliere comunale non è stato eletto nonostante abbia esercitato diverse iniziative all'interno del consiglio comunale. Poco fa ho visto Angelo Severino e voglio ricordare Lorella Bruscato, che è un'altra ragazza che ha veramente lavorato all'interno del consiglio comunale. E allora il mio appello va a questa gente che al primo turno ha scelto legittimamente altri candidati al consiglio comunale e altri candidati sindaci. Io vi chiedo di scegliere in maniera coerente, secondo coscienza e secondo la squadra che secondo voi può meglio esercitare le funzioni di sindaco e di consigliere comunale. Qui abbiamo una squadra bellissima, a me non va di parlare male degli altri, a me piace parlare della gente che sostiene Vincenzo Fasone, mi piace parlare dei consiglieri comunali e degli assessori che faranno parte di questa giunta qualora Vincenzo Comunale e Vincenzo Fasone dovesse vincere le elezioni. E quindi lavoriamo su questo, creiamo entusiasmo, passiamo la parola. Facciamo capire che qua c'è gente che veramente ha a cuore la città, ha voglia di parlare alla gente, ha voglia di parlare al cuore della gente, ha voglia di risolvere i problemi in termini veresi. E questo è il tema di questa campagna elettorale. Non affidiamo la cosa pubblica a gente che non abbia determinate capacità. Qui c'è tutto, c'è la competenza, c'è l'amore per Termini Imerese, ci sono le capacità, non siamo inferiori a nessuno. Passa la parola a Vincenzo. Io comincio col dire finalmente, quanto è bella questa piazza questa sera, finalmente,
finalmente siamo ritornati sulle nostre piazze, finalmente siamo ritornati sulle nostre piazze con la nostra faccia, con la nostra pulizia, con le nostre idee, con la nostra libertà. Io sono qui questa sera per dirvi tre cose. La prima è un immenso grazie. Grazie, grazie per averci dato la possibilità di poter andare avanti in questo percorso. La seconda cosa che voglio dirvi insieme a tutti è quello che stiamo vivendo e descrivervi quello che stiamo vivendo in questo momento. Perché la città deve essere informata di ciò che sta succedendo. La terza cosa, e sarà l'ultima, vi vogliamo raccontare come intendiamo andare avanti in questa settimana abbondante di campagna elettorale. La seconda che vi avevo detto, è giusto informare la città di ciò che sta succedendo, perché purtroppo la disinformazione, la cattiva informazione, le informazioni che artatamente vengono veicolate vanno subito smentite. È notizia di oggi che l'Ufficio Centrale Elettorale ha fatto la delibera di ammissione al ballottaggio dei due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di consensi nei nomi del candidato Giunta e Vincenzo Fasone. Questo è il primo punto. Domenica 25 giugno si voterà il ballottaggio tra i due candidati che hanno preso più voti con il consenso popolare. Abbiamo, per la nostra gioia, ricevuto il consenso di questa città e saremo anche noi a competere per riportare nella nostra città finalmente un governo. Perché questa sera non sono da solo da questa parte? In realtà non lo sono mai stato, ma questa sera in modo particolare sono assieme a quelli che potenzialmente, se voi lo vorrete, se la città di Termini Imerese lo vorrà, saranno gli uomini e le donne che comporranno il prossimo consiglio comunale, almeno per quanto riguarda la maggioranza che sosterrà la nostra amministrazione. E ve li voglio presentare ringraziandoli uno per uno, ringraziando allo stesso modo tutti i candidati che hanno contribuito al nostro risultato. Perché quello che dicevo qualche giorno fa in modo privato ad ognuno di loro, lo voglio ripetere qui in questa piazza: ognuno dei candidati che ha dato una mano in questa campagna elettorale, ognuno dei supporter che ha cercato un voto per questa coalizione, i risultati elettorali hanno dimostrato che è stato indispensabile. Ogni voto è stato indispensabile. Io vi ringrazio uno per uno per tutto quello che avete fatto. Partiamo dalla destra. Michele Maciocia, potenzialmente eletto con la città che vogliamo. Michelangelo Lopresti, fatto per Termini. Salvatore Divisi, fatto per Termini. Alessandra Saieva, Termini Imerese, la mia città. Luca Badalì, la città che vogliamo. Benedetto Pecoraro, fatto per Termini. Enzo Taravella, Termini Imerese, la mia città. Leonardo Lombello, la città che vogliamo. Giuseppe Gumbo, Termini Imerese, la mia città. Claudio Merlino, la città che vogliamo. Queste sono le nostre facce, questa è la nostra voglia di fare, la vedete, siamo qui con la grinta che ci porterà a vincere queste amministrative e a governare al meglio questa città. E lo faremo con la squadra di governo che già avete conosciuto, almeno per tre quarti. Vi chiedo un ulteriore applauso per Agostino Moscato e per Patrizia Graziano. E salutiamo anche Grazia Mantia, che in questo momento per ragioni familiari non può essere qui con noi. Noi siamo questi, non andiamo oltre, ma sappiamo che Termini Imerese finalmente questa volta avrà tutta la voglia, la capacità e la determinazione di capire, di entrare dentro le valutazioni,
di decidere in modo libero a chi attribuire il proprio consenso. E devo dirvi la verità, vedere così tanta gente questa sera, essere attorniato da loro che dimostrano concretamente già quello che è il lavoro fatto, ci fanno capire che questa città finalmente un passo avanti l'ha fatto, un passo avanti l'ha fatto. Se mi concedete un ulteriore passo avanti rispetto al terzo punto di cui vi avevo detto che volevo parlare questa sera, quindi magari faccio un po' di confusione, però credo che sia giusto dirlo in questo istante. Questi saranno i consiglieri comunali che faranno parte di questa amministrazione, perché abbiamo deciso tutti insieme che le nostre liste, la nostra coalizione non si apparenterà con nessuna delle altre liste, non si apparenterà con nessuna delle altre liste. Rispettiamo la posizione di tutti, ma abbiamo proposto un progetto alla nostra città e intendiamo portarlo avanti con gli uomini che ci hanno sostenuto in questa campagna elettorale. Massimo rispetto per tutti, ma questa è la nostra scelta. E devo dire che non l'abbiamo fatto semplicemente perché ci sentiamo più bravi e più belli. L'abbiamo fatto perché abbiamo capito che la città non avrebbe mai compreso una scelta diversa. La città non avrebbe mai compreso una scelta diversa. Noi non andiamo alla ricerca dei pacchetti di voto. Non andiamo alla ricerca dei pacchetti di voto. È stata una campagna elettorale un po' strana la nostra. Un po' strano, non dico che abbiamo rifiutato i voti, ma abbiamo tentato sin dall'inizio di tenere la barra dritta su quelle che erano le nostre ambizioni, gli obiettivi e le aspettative. La città ci ha dato ragione, oggi però parte una partita diversa. Ci sono due candidati, da un lato Giunta, dall'altro noi. E ritorno al secondo punto. Lunedì mattina eravamo in questa piazza e ringrazio tutti per l'ospitalità che ci avete dato in questi giorni. Eravamo in questa piazza a fare una cosa che Termini Imerese non aveva mai sperimentato, e c'è ancora lì lo schermo. Eravamo qui in questa piazza ad attendere i risultati elettorali. Eravamo qui in questa piazza ad attendere i risultati elettorali, mentre altri o non erano organizzati o comunque erano altrove. Noi eravamo qui per una scelta che abbiamo fatto in modo chiaro ed inequivocabile. Questa piazza pensiamo che ci appartenga dopo quello che abbiamo fatto in queste settimane. Ci siamo affezionati realmente a questa piazza e credo che questa piazza sia altrettanto affezionata a noi. Il leone ancora resiste e questa è la dimostrazione di una civiltà che a Termini Imerese può fare certamente un passo avanti. Lunedì mattina siamo ritornati a casa forse un po' tutti frastornati, almeno chi come me ha fatto una non stop di 36 ore o più, e so che siete in tanti. So che siete in tanti, che vi siete spesi dentro i seggi elettorali, che vi siete spesi a fare la scuola tra il seggio e il comitato per la raccolta dati. Chi ve lo faceva fare? Solo ed esclusivamente l'amore per questa città, non certamente Vincenzo Fasoni. Solo ed esclusivamente l'amore per questa città. Ma che cosa è successo dopo? Perché vi dicevo, oggi è il momento dell'informazione. Che cosa è successo dopo? Il martedì mattina, ricordiamoci che oggi siamo a giovedì, perché purtroppo qualcuno in questa campagna elettorale ha fatto un po' di confusione col calendario, l'ho detto un paio di volte, eppure con l'orologio. Martedì mattina eravamo tutti noi presenti all'interno della sezione 1, la sezione 1, la prima, è quella che raccoglie i dati elettorali che provengono da tutte le sezioni per poter essere validati. Quindi cosa succede? Succede che, consegnati tutti i verbali
da parte delle singole sezioni, la sezione 1 raccoglie questi verbali e lì ha la presenza di un magistrato che presiede la commissione dell'ufficio centrale elettorale, si sistemano, nel senso che si fa sintesi dei risultati elettorali provenienti dalle 30 sezioni. E quindi eravamo tutti lì ad attendere l'ufficialità, cioè ad attendere che quei dati che noi avevamo raccolto per la voce dei nostri rappresentanti di lista, dei nostri amici che erano presenti ai seggi, erano quelli che risultavano effettivamente dai verbali. Ad un certo punto una notifica consegnata nelle mani del presidente dell'ufficio elettorale di un esposto ricorso, forse è più legittimo chiamarlo esposto, non si può ricorrere a nulla credo in questa fase, che segnala al presidente della commissione la presenza tra i 5 candidati di un candidato che a loro dire è nella condizione di incandidabilità. Questa notifica perviene dal gruppo e a firma del Movimento 5 Stelle, dunque del candidato Diliberto. Diliberto cosa notifica all'ufficio centrale elettorale? Notifica una comunicazione nella quale dice che a seguito di una condanna a 16 mesi, un patteggiamento in termini tecnici, patteggiamento di una pena a carico del candidato Giunta, pena di 16 mesi ricevuta per aver commesso una truffa, diciamoci le cose così per come stanno, segnalano la potenziale applicabilità della legge Severino. Segnalano la potenziale applicabilità della legge Severino che determinerebbe l'incandidabilità del candidato Giunta. Questo succede. Il Movimento 5 Stelle, per voce e mano, ha firmato l'esposto, il candidato Diliberto, notificano all'ufficio centrale elettorale la potenziale incandidabilità del candidato Giunta a seguito di questo patteggiamento a 16 mesi per truffa e falso. Questi sono i fatti. L'ufficio centrale elettorale mette a verbale semplicemente che cosa? Il fatto che non ha competenza per entrare nel merito. Conseguentemente, oggi, dopo aver ricevuto una notifica da parte della prefettura che segnala effettivamente la presenza di quella condanna ai danni di Giunta, l'ufficio centrale elettorale procede alla delibera di ammissione al ballottaggio del candidato Giunta e Fasone, poiché non entra nel merito della questione. Quindi il primo dato per evitare confusione: ballottaggio il 25 giugno tra Giunta e Fasone. Che succede a questo punto? Candidabilità, non candidabilità? A noi non interessa. A noi interessa andare alle elezioni per vincerle! Andare alle elezioni per vincerle! Non ci interessa, non ci interessa! Anche perché nessuno di noi ha la competenza, in quanto ricade su di noi il diritto dovere di esprimerci, e in ogni caso noi guardiamo a quella che è la volontà popolare, che questa città si esprima su chi deve governare termini meresi. Certo, il problema c'è, perché in questo momento noi siamo ancora commissariati, perché si è dimesso un sindaco, e lo metto tra virgolette, che era semplicemente indagato. Si è dimesso un sindaco che era, tra virgolette, semplicemente indagato. Noi oggi rischiamo di andare ad eleggere un sindaco che è condannato! Che è condannato!
e vi dico di più, con un rito di patteggiamento, cioè con un rito che riconosce da parte dell'imputato la responsabilità. Allora su questo dovrà essere la città di Termini Imerese che giustamente forse ha crocifisso un indagato, capire se oggi deve essere un condannato. E guardate, io spero solo che non si strumentalizzi nulla, perché qui si tratta di responsabilità, non si strumentalizzi nulla, si tratta di responsabilità. Faccio un solo accenno e chi vuol capire capisca, non utilizziamo i bambini! Il terzo è sul come vogliamo andare avanti. Vogliamo andare avanti così come abbiamo fatto in queste settimane, raccontandovi quella che per noi è la città da costruire, la città da fare rivivere. Vi ho detto quella che è la scelta politica che abbiamo fatto, che è quella di andare avanti con le forze che ci hanno sostenuto già in questa prima parte di campagna elettorale. Abbiamo in mente di girare palmo per palmo questa città, perché sappiamo che se entriamo in dialogo con la città realmente comprenderà quello che noi vogliamo portare avanti. E in questi giorni mi ha davvero colpito il fatto che molte persone che in questa prima fase di campagna elettorale hanno deciso di fare una scelta diversa, di dare il loro sostegno ad un altro candidato a sindaco, ci hanno già avvicinato per dire: non vi abbiamo votato, però effettivamente abbiamo notato qualcosa di diverso nel modo in cui avete fatto campagna elettorale, qualcosa di diverso nel vostro modo di relazionarvi, abbiamo visto qualcosa di diverso in quelle che sono le persone che vi stanno attorno e abbiamo deciso di darvi il nostro consenso in questa seconda fase di campagna elettorale. Ecco, noi l'apparentamento lo vogliamo fare con i cittadini di Termini Imerese, con loro sì che lo vogliamo fare l'apparentamento, con la città di Termini Imerese, e questo cercheremo di farlo notte e giorno in quelle che sono le giornate che restano ancora da consumare in questa campagna elettorale. Abbiamo in programma certamente qualche sorpresa, ma ne parleremo più in là. Qualche giorno fa mi è capitato di parlare con delle persone che hanno assistito a ciò che con molta semplicità abbiamo cercato di fare in questa piazza. Giovedì scorso, molti di voi probabilmente c'erano, abbiamo cercato di far intendere con concretezza quella che era la nostra idea di Ecomuseo delle Terme Culturali. Io, da quello che ho percepito, dalle parole di alcuni, credo che quell'iniziativa ha toccato veramente il cuore di molti, ha dato la possibilità finalmente di sognare in modo concreto quello che può essere uno sviluppo possibile per la nostra Termini. E allora noi abbiamo una sola via, quella di continuare a percorrere quel tracciato che abbiamo già delineato, di una Termini diversa, di una Termini che può andare avanti con le proprie forze, di una Termini che ha tanto da riscoprire, di una Termini per la quale certamente sarà necessario mettere la testa, per una Termini per la quale sarà necessario metterci il cuore. L'abbiamo detto tante volte, la testa e il cuore. Oggi
Le gambe sono molte di più, perché la presenza in questa piazza ci dà veramente coraggio, ci dà forza rispetto a quella che sarà la sfida che dobbiamo portare avanti. L'impegno a questo punto è, se vogliamo, semplice, se vogliamo semplice. L'impegno è quello di andare a votare tutti, di invitare i nostri amici ad andare a votare e di fare una scelta per dare serenità a questa città. Non possiamo pensare che il nostro voto non vada nella direzione di dare serenità a questa città. Dobbiamo portare al governo di questa città chi avrà la competenza, la buona volontà, il cuore, le gambe, ma soprattutto i requisiti di legge per poter governare questa città. Perché io non ne sto capendo più nulla, non ne capisco più nulla. Ma che fine ha fatto la nostra moralità? Ma dove siamo finiti? Proprio stamattina leggevo di quello che sta succedendo a Palermo in questi giorni. Mi verrebbe da dire siamo alle comiche, ma purtroppo il tema è serio. Un candidato a sindaco che ha approfittato della propria candidatura per girare un film. Ma dove siamo finiti? Ma dove siamo finiti? Dove siamo finiti? Sto parlando del candidato Lavardera, Fratelli d'Italia, e noi con Salvini a Palermo. Ha approfittato della campagna elettorale per girare un film, si dice. Ma dove siamo finiti? Ma dove siamo finiti? Ma con quale responsabilità, con quale moralità ci presentiamo davanti agli elettori? Ma con quale moralità? E allora io credo che se tutti insieme facciamo questo sforzo di mettere al centro la responsabilità e la moralità, a quel punto probabilmente la strada della serenità per Termini Imerese sarà più facile e più immediata. Io certamente vi chiedo di votare per me, ma vi chiedo ancora di più di votare per tutti loro, che sono certamente persone che andranno a lavorare in un consiglio comunale dove non ci saranno più le difficoltà per approvare un bilancio d'esercizio, perché non si capisce cosa hanno davanti. Queste sono tutte persone che andranno a sedere in consiglio comunale comprendendo ciò che fanno, perché avranno la responsabilità per prima cosa di leggere e studiare gli atti. Io lo so che loro avrò delle sentinelle, perché non siederanno in consiglio comunale sotto le direttive di un sindaco o di una giunta che chiederà di alzare la mano, perché tutte queste persone che vedete qui sono state scelte anche a garanzia del sindaco, perché la loro libertà sarà la mia garanzia, la loro libertà sarà la mia garanzia, e la mia garanzia non può che essere a tutela della città di Termini Imerese. E allora quello che abbiamo detto in qualche incontro precedente, credo che sia davvero opportuno che la prima delibera di giunta che noi andremo a fare sarà una delibera sul rispetto, una delibera sul rispetto, un rispetto verso questa città che molti hanno dimenticato, un rispetto verso questa città che molti hanno dimenticato. Noi questo faremo, la prima delibera, una delibera sul rispetto delle persone, del bene di questa città e di tutto ciò che appartiene al nostro patrimonio comune. Questo è l'impegno che vogliamo prendere, di essere persone alle quali e con le quali poter dialogare in modo sereno, in modo costruttivo, in modo da raggiungere tutti quegli obiettivi che in queste settimane, in questi mesi, insieme a voi, perché non l'abbiamo fatto da soli, ci siamo dati tutti insieme. Allora da qui riparte ufficialmente questa seconda parte di campagna elettorale, che certamente sarà più breve, ma inversamente alla brevità di questa parte di campagna elettorale, il nostro sforzo deve essere ben maggiore, perché è la parte decisiva, è la parte determinante. Voi sapete, chi trovate da questa parte,
E spero questa sera di avere chiarito a voi che siete qui presenti e a tutti i termitani che ci seguono attraverso Teletermini chi c'è dall'altra parte, chi c'è dall'altra parte. Manca davvero l'ultimo sforzo e il caldo si vede che comincia ad essere anche crescente. Arriveremo al 25 giugno probabilmente più stanchi, più affaticati, più accaldati, ma sono certo che arriveremo al 25 giugno felici, felici di aver fatto la scelta giusta per questa città. Grazie a tutti.